perché è inclinata tutta da una parte. Ci manca, guarda, ancora. L'accaduta in diretta è bella. No, per carità. Dai, allora, prego di prendere posto. Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori di questo bel convegno, devo dire, in cui abbiamo ascoltato tante cose interessanti e anche con una visuale molto ampia rispetto ai temi che vengono toccati, cioè appunto etica, legalità e comunicazione. Io premetto che, diciamo, sia per mie minori abilità oratorie che per ristrettezza di tempi sarò almeno in via di avvio, fino a che vediamo come non andiamo, un moderatore meno, diciamo, ricco di riflessioni di Pasquale Femia, ma almeno per ora vorrei cercare di attenermi ai tempi, perché mi hanno segnalato che sarebbe bene chiudere per le 4:30, quindi iniziamo senza indugio. Mi resta quindi solo da presentare i nostri relatori, che sono Elena Bigotti, che è consigliera, l'avvocato Elena Bigotti, che è consigliera di fiducia dell'Università di Torino, adesso ed ora anche già stata, sì, quindi insomma una ricca esperienza. E il dottor Ugo Montella, consigliere della Corte dei Conti, vice procuratore generale della Corte dei Conti presso la Procura regionale del Lazio, e ringrazio anche il dottor Montella per averci raggiunto. Grazie. A Torino. Allora, non faccio perdere altro tempo, magari così riusciamo a tenere, se i due relatori riescono a stare, sì, ecco, se riuscite a stare un po' sotto un'ora, riusciamo ad avere anche qualche minuto per una discussione, un dibattito finale, quindi magari un 45-50 minuti. Allora, aspetta che devo faccio partire il cronometro. Cronometro, eccolo qua. Benissimo, grazie, e allora la parola a Elena Bigotti. Grazie al professor Caterina, grazie all'università per l'invito e un buongiorno a tutte e a tutti i presenti. Allora, il mio compito è quello di illustrarvi o parlarvi del codice di comportamento e del codice etico di Ateneo. Partirò da quello di Torino. Mi sentite? Noi abbiamo un fastidioso rimbombo, quindi non so se vi arriva in maniera chiara. Partirò dall'illustrarvi quello di Torino. In realtà i codici di comportamento, codici etici, codici di condotta universitari, almeno quelli che ho visionato io, e ho visionato quelli dei maggiori Atenei, sono sostanzialmente molto simili a quello che illustreremo oggi, come struttura, come articolato, come predisposizioni delle condotte che vengono sanzionate, come articolazione dell'individuazione dei soggetti che possono intervenire. Quindi voi leggete Torino, ma potete, come dire, pensarlo e poi magari andare a confrontare con i vostri, o se siete a conoscenza di qualche differenza segnalarla poi dopo in corso di confronto, dibattito delle altre università. Perché dico codici di condotta, codici di comportamento, codici etici? Perché ogni università in questo ha fatto delle scelte, se vogliamo, differenti. In alcuni Atenei li si usa come sinonimi, in altri, come il nostro, sono distinti, per cui c'è un codice etico della comunità universitaria che è, diciamo così, ex Gelmini, cioè è il codice che viene richiesto dalla legge Gelmini, e il codice di comportamento è quello che in altri Atenei viene chiamato codice di condotta, ed è quello che è più afferente alle relazioni, diciamo, inizialmente dei dipendenti, tra i dipendenti, quindi comprendendo anche la parte di contrattazione o di normative adesso dell'anticorruzione, come nel caso di Torino, e sono comunque, a seconda delle scelte dell'università, o distinti in tre,
e quindi c'è codice anticorruzione, il codice di comportamento e il codice etico Gelmini, come per esempio è così a Milano, è così a Roma, a Torino invece si è scelto di fare codice di comportamento che include nella parte 2, include la parte anche relativa ai profili dell'anticorruzione, e il codice della comunità etico della comunità universitaria a parte. Per confondervi ulteriormente, per esempio a Parma codice etico e codice di comportamento sono insieme e codice di anticorruzione è diviso. Tutta questa grande premessa per dirvi che se cercate sui vostri rispettivi siti uno di questi codici, molto probabilmente trovate i link relativi anche agli altri, perché in fondo si tratta, diciamo così, per grandi temi della stessa materia, dello stesso trattare. Cioè i rapporti interpersonali in Ateneo, delle figure che vivono l'Ateneo, e l'Ateneo, tutti gli Atenei hanno la specificità di essere vissuti da almeno tre grandi categorie di soggetti che a loro volta hanno rivoli di distinzione all'interno. Il personale docente, se vogliamo usare un linguaggio, come dire, di totale simmetria, il personale tecnico-amministrativo, le studentesse e gli studenti, all'interno dei quali poi dopo ci sono i borsisti, gli assegnisti, i docenti ordinari, i docenti, gli associati, i ricercatori, bla bla bla, il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, determinato, le cooperative, il mondo vario. Ma quello che fanno tutti i codici è quello proprio di dire: valgono questi codici, scusate lo spostamento perché così vi faccio scorrere, valgono, come di solito, come dire, è ben specificato nelle premesse di tutti i vostri codici, sono sicura, valgono per tutti questi soggetti di cui vi ho parlato. Il relatore che mi seguirà tratterà in maniera più approfondita della seconda parte di questo codice. Il mio compito è quello di illustrarvi sostanzialmente la struttura e la prima parte, e poi dirvi chi è e cosa fa questa strana figura che è la consigliera di fiducia, che sicuramente avrete nelle vostre università o che dovrà essere nominata in relazione a questo codice. Dico subito che la nominazione al femminile inclusivo è voluta perché nelle raccomandazioni europee l'incarico di consigliera di fiducia è quello di persona che si occupa di mettere in pratica, sostanzialmente di dare esecuzione al codice di comportamento di Ateneo, viene richiesto preferibilmente donna. Quindi mi sentirete parlare di consigliera di fiducia usando un femminile inclusivo, proprio perché anche il legislatore italiano, comunque gli Atenei che si sono dotati di codici di condotta, seguono queste linee. In alcuni casi ci sono consiglieri di fiducia, ma sappiate che le indicazioni della normativa sovranazionale dà una specificazione di genere in questo senso. Quindi normalmente i codici di condotta così sono fatti, hanno sempre una parte di premessa dove si dice chi sono i destinatari dei codici, quindi vi riassumo: tutti, per tutti si intende anche coloro che hanno dei rapporti, degli incarichi, per esempio i collaboratori esterni o i componenti di cooperative che magari collaborano nei vostri dipartimenti e che sono nei vostri rispettivi uffici. E
di base i primi articoli, almeno i primi due, sono sostanzialmente scritti in modo che sia chiaro l'impegno che l'amministrazione, che si deve dotare dei codici di condotta, assume nel dotarsi in primis dei codici di condotta e anche nel sostanzialmente agire in modo tale da prevenire o contrastare ogni azione contraria al codice. Vedremo quali sono le condotte che il codice sanziona. Quindi c'è una sostanziale, c'è un dovere di intervento da parte dell'amministrazione e voi, in quanto espressione dell'amministrazione con posizioni apicali in primis, quindi tutti coloro che hanno modo di intervenire perché hanno delle posizioni organizzative o di coordinamento o di direzione, hanno il compito, la responsabilità oggettiva anche, come dire, in primis una responsabilità ontologica nel ruolo, ma anche una responsabilità oggettiva per il solo fatto di avere questo incarico, di intervenire per contrastare o per vigilare sulle condotte o appunto sull'assenza o delle condotte che vengono illecite, che vengono descritte nei codici. Il principio qual è? Quello di di tutelare la libertà, l'integrità psicofisica di lavoratori e lavoratrici, studentesse e studenti e personale tecnico amministrativo e personale docente di chiunque abiti l'università. La cosa affascinante e importante dei codici, che è bene ricordare, infatti il mio intervento ho voluto che venisse, come dire, definito con profili di responsabilità e di tutela, è proprio che ciascuno di noi ha sia una legittimazione attiva che una passiva nei confronti del codice. Cosa vuole dire? Che io sono tenuta a rispettarlo, ma posso anche invocarne la messa in esecuzione qualora io fossi un soggetto, diciamo, vittima di condotte descritte dal codice. Quindi ciascuno di voi lo deve vedere in una doppia veste. Il richiamo, nelle nostre premesse sono richiamate, in molti codici è richiamato anche per esempio il decreto sulla sicurezza, perché il codice, come vi dicevo prima, mira a tutelare l'integrità psicofisica, il benessere lavorativo e, nella, come dire, accezione post-Gelmini, anche la parte di conflitto di interessi, opere dell'ingegno, contrasto al nepotismo, ma queste sono, come dire, situazioni che esulano da questa prima parte. Prima parte che ha come cardine l'articolo 3, che adesso vedremo. Quindi abbiamo detto che sono delle strumenti normativi di cui si dota l'amministrazione, sono degli articolati normativi che hanno in primis il compito, ma anche lo scopo, di impedire o comunque di risolvere i contenziosi all'interno dell'Ateneo. Faccio una premessa doverosa. Questi codici non si sostituiscono ai codici, diciamo, del legislatore che valgono per tutti i cittadini, il codice civile, il codice penale, quindi non si la figura della consigliera e i soggetti indicati dal codice di comportamento e dal codice etico non vanno a sostituire l'autorità giudiziaria. Un procedimento che parte ex codice di comportamento non va a impedire
un regolare procedimento avanti all'autorità giudiziaria, è uno strumento, diciamo così, che ha come primo scopo un effetto conciliativo, cioè si cerca di individuare all'interno delle amministrazioni delle figure che possano mettere in piedi delle procedure, in questo caso la procedura informale attraverso la consigliera di fiducia, per vedere se il conflitto che nasce dalle condotte che vedremo può essere risolto senza ricorrere all'autorità giudiziaria o comunque in alcuni casi questo poi, come vedremo, è impossibile, cioè evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, ma comunque può essere un valido aiuto avere degli strumenti interni di come dire, deflazione della conflittualità. Sono codici cogenti, sono codici che hanno una forza come dire, obbligatoria, cioè siamo obbligati a rispettarlo, e ne derivano anche, nei casi più gravi, dei provvedimenti disciplinari. Il nucleo e il cardine dei codici di condotta normalmente è l'articolo 3, in quasi tutti i codici, il 3 o il 4, quindi uno dei primi articoli, che riguarda in particolare tre tipi di condotte, che sono quelli, diciamo, più tipici della prima parte di questi codici. Le molestie sessuali, morali, gli atti discriminatori. Per molestia sessuale, vi invito ad andare poi a leggere, perché per brevità non possiamo ovviamente illustrare nel dettaglio tutto. Cosa c'è di interessante in questo articolo 3 delle molestie sessuali? Allora, per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini o delle donne nel mondo del lavoro, eccetera. Mi interessa quell'indesiderato, è uno dei rari esempi in cui delle norme, quindi un linguaggio di legge, parla di desiderio o assenza di desiderio o di sentimenti. È un linguaggio particolare questo indesiderato. Perché è stato aggiunto indesiderato? Perché quando i codici sono nati, nascono intorno agli anni 90, 80-90, in America anche prima, nascono per contrastare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Hanno questo unico, diciamo, oggetto. Questo cosa succedeva? Succedeva che vi erano segnalazioni di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, gli aggressori si difendevano dicendo che non era loro intenzione compiere una molestia sessuale e che evidentemente si era scambiato il corteggiamento per qualcosa d'altro, e quindi, venendo meno, come dire, la direzionalità della condotta, lo scopo, veniva meno l'antigiuridicità del fatto, cioè si diceva, beh, se non voleva, sostanzialmente non aveva commesso alcun reato. L'indesiderato cosa fa? Inserisce l'ottica della vittima, cioè è chi subisce il gesto che decide se qualcosa è desiderato o meno, no? Ovviamente con un bilanciamento rispetto a ciò che comunemente accade, nel senso che se il professor Caterina mi dice «Ah, che bella camicetta hai!» e io non ho il piacere che mi dica che bella camicetta che ho, però voglio dire, posso pensare che ci sia uno screzio tra noi, che sia stato, insomma, che io abbia un brutto carattere, che lui abbia un brutto carattere, ma nella
comunità del cittadino e delle cittadine non viene percepito come una molestia sessuale. Quindi, al di là di queste sfumature, il fatto di aver invertito l'ottica, cioè non è più l'aggressore che decide cosa voleva fare o cosa no, ma è chi subisce l'atteggiamento che decide se è un atteggiamento appunto sanzionabile o meno, col bilanciamento di cui vi ho parlato, il legislatore, anche e soprattutto sovranazionale, inserisce l'indesiderato. E quindi è uno dei pochi casi in cui abbiamo una connotazione, un rilievo esplicito di una manifestazione di emozioni, non soltanto di puro logos nel nostro linguaggio giuridico. Sono poi, non in tutti i codici sono elencate esattamente le tipologie di molestie, qui ci sono, diciamo sessuali e sessiste, perché anche dire non voglio più sentire i tacchetti, signorina, non voglio più sentire questi tacchi che entrano nella mia stanza, lei dovrebbe andare solo preoccuparsi di essere, andare a trovarsi un buon marito e farsi sposare, che è una frase sessista, viene considerata una molestia ai questi fini. Così come, per esempio, vi dico, l'affliggere o il mostrare materiale pornografico può capitare, è capitato, sono stata investita di segnalazioni in cui negli uffici con molte persone c'erano, soprattutto non tanto come dai carrozzieri appesi, ma sugli screen server, che sono sempre dei luoghi interessantissimi da vedere e controllare. Ecco, anche quello sappiate che rientra nell'articolo 3 del codice. Il resto ovviamente è intuitivo, questa è la condotta che è più facile da decriptare e anche quella che fa mormorare di più normalmente, che non so mai se perché ce ne sono tanti di screensaver o perché non ce ne sono, però vediamo, lasciamo il dubbio. Importante dire appunto che e sia se aventi lo scopo o l'effetto di, per esempio, premiare per dare come avanzamenti di carriera oppure punire nel caso in cui queste offerte, profferte sessuali siano state rifiutate. All'interno di questo articolo ce n'è un altro. Il codice di Torino lo chiama molestia morale, quasi tutti i codici chiamano molestia morale, contrariamente a quello che normalmente facciamo tutti quando ci riferiamo al mobbing. Allora, il mobbing è questo punto qua, il punto 2. Non troverete nessuna legge sul mobbing, non c'è una legge sul mobbing. Ci sono molti disegni di legge, molte proposte di legge, non si è arrivati a una legge unitaria sul mobbing, i codici di condotta non nominano il mobbing così, è una creazione giurisprudenziale tra l'altro di un giudice di Torino, il dottor Ciocchetti del 99, che parla di mobbing, che è un termine mutuato dal mondo dell'etologia e il comportamento degli animali, il to mob, che è il branco che sostanzialmente isola l'individuo al fine di espellerlo. Il mobbing si invoca moltissimo e molto impropriamente, ve lo dico perché sia come dire, gli studi dell'INAIL, dell'INPS e gli studi e i raffronti dei lavori delle consigliere e dei consiglieri di fiducia indicano su 10 azioni patite che poi vedremo una su 10 effettivamente ha i caratteri del mobbing, il resto è infelicità lavorativa, cattivi rapporti tra colleghi, cattiva gestione dell'ordine gerarchico all'interno del servizio, ma non sarebbe considerato tale in giudizio.
E questo perché? Allora, intanto stiamo parlando dei comportamenti, degli atti, dei panti che sono sostanzialmente volti a umiliare, degradare le condizioni di lavoro e la dignità della persona che ne è vittima. Il titolo esemplificativo sono gli atti vessatori o persecutori, la critica, i maltrattamenti verbali esasperati, le offese alle dignità, le umiliazioni, le delegittimazioni, oppure, come saprete, il fatto di non essere invitati alle riunioni, il mancato possibilità di accedere a corsi di aggiornamento, i controlli ripetuti su posta, il privare di dotazioni tecniche per il lavoro, eccetera, ma anche le molestie, per esempio, può essere una delle condotte attraverso il quale si agisce il mobbing. Però, perché ognuna di queste condotte che ho descritto venga considerato mobbing, deve avere una serie di requisiti. Alcune sono valevoli di per sé, cioè una molestia resta un reato ed è, come dire, già punibile per, anche se si esplica con un solo gesto. Ma perché sia vista in un rapporto di mobbing o perché appunto le critiche, i controlli, le marginalizzazioni possano essere considerate mobbing, la giurisprudenza richiede una serie di requisiti. Intanto la condotta deve essere ripetuta nel tempo. Quanto tempo, direte voi? Non c'è un tempo definito con un termine perentorio, però diciamo che diventa rilevante una condotta ripetuta, una danza tra vittima e carnefice, diciamo così, così ci capiamo, che sta in una soglia tra i 4 mesi e i 6 mesi, più o meno, quindi una condotta di una certa di durata. Deve esserci una sistematicità, cioè una direzionalità della condotta. Io voglio mobbizzare quel signore là e le mie condotte sono rivolte a quel signore là. Se sono la responsabile di una struttura di 200 persone e sostanzialmente ho un cattivo carattere, controllo, urlo o impedisco a chiunque di avere un PC adeguato, in primis faccio male il mio lavoro perché la struttura non si muoverà e sarà affossata e io sarò odiata per il mio cattivo carattere da tutti, ma non sarò un soggetto mobbizzante, mentre il mobbing si attua nel momento in cui io riesco a individuare i soggetti di questa danza, di questo rapporto vittima-carnefice, quindi una direzionalità della condotta, una ripetitività nel tempo e una sistematicità e pluralità di azioni. Nel senso che se in 6 mesi io a quel signore là dico faccio un'urlata e assumo atteggiamenti di esasperata critica o di controllo o di marginalizzazione in una giornata, posso essere, come dire, posso trovarmi di fronte a una serie di reati se arrivo all'ingiuria o addirittura alle percosse, ma non sarà mobbing. Questo ve lo dico perché sul tavolo della consigliera arrivano sempre richieste di valutazione di condotte mobbizzanti che però, difettando di questi requisiti, che torno a dire sono la durata nel tempo, la sistematicità e la direzionalità della condotta, possono essere validi e presi in considerazione come singoli gesti, possono essere epifenomeni o esempi di difficoltà di ambiente in quel luogo, ma non sono mobbing. La terza condotta è quella, e mi scuso per se vado un po' di corsa, ma dovete andare al Museo Egizio, quindi è molto meglio del mobbing, detto tra noi. È il punto 3,
il comportamento discriminatorio. Allora, ci sono due tipi di discriminazione, dovremmo correre un po' perché fa stare tutto, e questo è un po' complicato. La discriminazione diretta è molto semplice, anche quella che è più difficile da trovare così. La discriminazione diretta va a incidere, richiama, diciamo così, l'articolo 3 della Costituzione, ed è il caso in cui una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra a parità di condizioni in ragione delle sue qualità personali, che sono il sesso, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'età, i convincimenti politici o religiosi, i convincimenti sindacali, eccetera. Quindi io non ti assumo perché sei gay, o io non ti concedo un'indennità perché sei ebreo, o io non ti impedisco i tuoi avanzamenti di carriera perché sei un afroamericano. La discriminazione indiretta è un po' più complicata, perché mentre prima il mio gesto in sé, in partenza, aveva una connotazione discriminatoria, la discriminazione indiretta invece, per vedere se effettivamente ha una natura discriminatoria, bisogna calarla nel contesto. Questo perché? Perché si parte da un atto, un patto, un comportamento che sono apparentemente neutri. Poi si va a vedere le ricadute che hanno nella concretezza dell'esistente, diciamo così, e si vede che questo atto, patto, comportamento va a sfavorire un gruppo di persone rispetto ad un altro che si trova a parità di condizioni. Faccio un esempio che abbiamo trattato all'Università di Parma. Per una valutazione, la valutazione scientifica della produzione delle ricercatrici prevedeva un tot di tempo, cioè entro quel tot di tempo si valutava quante ore di lezione avevano fatto, quante produzioni scientifiche, appunto libri scritti, articoli, eccetera. Tuttavia, questo periodo di tempo rimaneva esattamente quello anche in caso di astensione obbligatoria per maternità. In molti casi le ricercatrici, soprattutto delle facoltà scientifiche, che per i loro studi o corsi dovevano accedere ai laboratori, non potendo entrare nei laboratori proprio perché in maternità obbligatoria, si vedevano di fatto private della possibilità di produrre scientificamente in quel periodo di tempo. Periodo di tempo che invece non veniva, come dire, intaccato da nessun impedimento, pur se ovviamente legalmente garantito, nei confronti dei colleghi maschi, perché non accedono alla maternità obbligatoria, possono accedere ai congedi parentali, ma non c'è la stessa incidenza. Pertanto, invocando un principio di discriminazione indiretta, abbiamo chiesto al MIUR di o rideterminare, come dire, con un criterio proporzionale il numero di mesi per il numero di pubblicazioni, oppure di estendere il numero di mesi valutabili al netto della maternità obbligatoria. E questo perché? Perché appunto è un evento che colpisce un genere e non l'altro. Dico colpisce perché in questo caso ovviamente era una limitazione, e non, pur se causata da una legge invece di tutela. Ci sono casi di discriminazione indiretta, per esempio anche nei criteri di assunzione. Alla GTT, uno dei bandi, dei requisiti per la GTT e l'azienda dei trasporti torinesi era quello di avere una serie di indici di professionalità e poi una esperienza curricolare nella guida dei grandi, quindi al di là dei mezzi consentiti dalla patente B. Storicamente era un accesso privilegiato per gli uomini che storicamente avevano più patenti C che noi, e
togliendo quello come criterio principale di ingresso e mettendolo soltanto come uno dei criteri di valutazione, diciamo, in più per i colloqui di selezione, adesso potete vedere che molte signore guidano i pullman. Sono dei casi molto, come dire, concreti nelle nostre vite di discriminazione indiretta, perché non c'è un intento cattivo, uso un termine improprio, ma per farci capire, chiunque di noi ne ha la percezione che sia un'azione non congrua se io dico non ti promuovo perché sei gay, mentre può essere più difficile magari fare un ragionamento, accorgersi delle ricadute nel caso, per esempio, delle produzioni scientifiche. Però poi le nostre vite cambiano e sono quelle situazioni in cui può essere utile il codice di comportamento. Nel dovere di collaborazione, chiunque venga a conoscenza o sappia, possa intervenire, quindi magari anche voi come responsabili, per, come dicevo prima, far venir meno, far cessare una condotta, ha il dovere di intervenire. Questo cosa vuole dire? Dobbiamo intenderci. Non vuole dire che voi avete, diciamo così, dovete far partire una segnalazione d'ufficio. Purtroppo abbiamo molto poco tempo, ma dovremmo, qua abbiamo lavorato su un raccordo tra un codice etico della comunità universitaria e il codice di condotta. Il codice di condotta, e a me interessa che sappiate e usciate da questa stanza con questa nozione, tutti i codici di condotta prevedono un impulso di parte. Sostanzialmente la persona che subisce la condotta può contattare la consigliera di fiducia di Ateneo. Diverso da cosa vi stavo dicendo, cioè il responsabile di struttura ha il dovere di intervenire per far cessare la condotta, impedire l'evento oppure vigilare sul fatto che non accada. Nel momento in cui si accorge, per esempio, di una molestia o di un mobbing tra due persone che sono sotto la sua direzione, non ha l'obbligo, di denunciare la cosa facendo partire una segnalazione senza tener conto del volere della vittima, diciamo così. E questo perché si è fatta una scelta precisa per evitare che la vittima, che magari non ha alcuna intenzione di denunciare, si trovi travolta da qualcosa che non voleva, pur se nella sua a sua tutela. Quello che ha l'obbligo, che è in capo al responsabile o alla responsabile di struttura, è quello di contattare il soggetto che è preposto alla messa in esecuzione del codice etico, quindi la consigliera di fiducia, con la consigliera di fiducia farsi consigliare rispetto al modo migliore per illustrare magari dell'esistenza del codice alla persona vittima di molestia, dicendo: mi sono accorto che sta subendo questo, le ricordo che c'è un codice, le ricordo che può rivolgersi in questo caso alla consigliera di fiducia, e tutti insieme, quindi anche con il responsabile di struttura, ma con la regia, diciamo così, della consigliera di fiducia e la necessario impulso di parte della persona offesa, individuare e strutturare le migliori azioni a contrasto. E allora dopo magari si può scrivere nei confronti dell'aggressore, si può convocare l'aggressore a colloquio, ma nulla che non sia coordinato tra la persona offesa, la consigliera di fiducia e voi come responsabili. Okay? Lo stesso se sentite qualcosa, perché una delle situazioni che capitano di più nelle vostre, appunto, posizioni è che vi vengano dette cose di altri uffici, vi vengano messe, come dire, veniate messe al corrente di. Non potete fare nulla in prima battuta se la persona offesa non si muove, ma potete illustrarle l'esistenza dei codici e delle figure che possono, come dire, far vivere questo codice. La consigliera di fiducia, che è una persona normalmente esterna all'ente, che è, ha un contratto di collaborazione con l'Ateneo,
viene pescata da due albi professionali di base e di norma, quello degli psicologi e quello degli avvocati. Quando la considera di fiducia un'avvocata deve fare una precisazione, cioè precisare alla persona che ha davanti e che la contatta che in quella veste non è la legale della persona, cioè non assume un mandato a difendere questa persona nei confronti dell'università o nei confronti dell'aggressore, prendo questa come esempio, ma è, come dire, una figura di conciliazione o di mediazione se possibile o di autonoma azione per le segnalazioni alla direttrice amministrativa, al direttore amministrativo e al rettore di procedimenti disciplinari, ma non è la legale della persona che la contatta. Questo lo preciso perché spesso col fatto di, come dire, essere avvocati e avere una vita professionale al di là dell'università si possono creare qualche sovrapposizione, così come il fatto che noi riceviamo sempre in Ateneo e non per esempio nei nostri studi, e proprio per evitare queste sovrapposizioni di cognizione. Nella procedura informale può, vedete, chiamare a colloquio. In tutti i codici si chiama così, procedura informale. Se voi cercate nei vostri atenei consigliere di fiducia, procedura informale, e vi viene fuori il. O se invece il Comitato Unico di Garanzia sta pensando di dotarsi di codice di condotta, scriverà il codice di condotta così. Chiama a colloquio la persona, acquisisce eventuali testimonianze e può accedere agli atti amministrativi. Ecco, questo è molto importante. La consigliera di fiducia ha un potere ispettivo. Cioè, a me è capitato di scrivere ai servizi dell'università per farmi dare informazioni o per, come dire, fare controlli magari su postazioni dei computer. Il caso degli screensaver l'abbiamo, e dei siti pornografici visti da un PC di Ateneo, l'abbiamo risolto con il servizio informatico, indicando il luogo, il PC e la stanza, e loro sono andati, come dire, sono entrati in quel PC accorgendosi che il sito di Unito era raramente consultato. Sì, abbiamo dovuto cercarlo. L'abbiamo trovato, però l'abbiamo dovuto cercare. Il importante è quello che vi dicevo. Nel nostro codice c'è un raccordo che non in tutti c'è, non in tutti compare, non in tutti i codici. Proprio rispetto al fatto di chi agisce, non abbiamo tempo di illustrarlo, ma sappiate che il codice etico della comunità universitaria ha invece previsto un impulso d'ufficio, diciamo così, chiunque sia a conoscenza, quando leggete chiunque sia a conoscenza deve intervenire, chiunque, il chiunque normalmente indica un impulso d'ufficio della segnalazione. Noi non ce l'abbiamo, o comunque abbiamo una norma di raccordo per, come dire, capire chi fa cosa, ma considerato il breve tempo sappiate che nel dubbio voi dovete andare a cercare la consigliera di fiducia del vostro Ateneo, che saprà sicuramente stabilire se è un caso afferente al codice di comportamento, al codice etico, all'anticorruzione, e così non sbagliate di certo. In ultimo, poi se abbiamo ancora tempo ci torno, alcune casistiche dei casi trattati. Sappiate che normalmente, almeno a Torino, sicura anche a Parma, al Politecnico, quindi vi parlo, Pisa, Roma, abbiamo fatto Verona, una sorta di screening, i casi trattati variano tra la trentina e la cinquantina l'anno. Quelli trattati intendo quelli per cui si ha il consenso scritto della persona a intervenire.
È un'azione che può sempre essere ritirata, cioè voi mi potete contattare, dite vorrei che proceda con la procedura informale, poi mi dite ho cambiato idea perché le condizioni sono migliorate di per sé, perché ho paura e non lo voglio più fare, perché sto per cambiare Ateneo, quindi non mi interessa più, potete ritirare la segnalazione e il procedimento si interrompe. Ce ne sono altrettanti di meri contatti, colloqui per chiedere uno screening valutativo del caso, quindi non li inseriamo nelle nostre relazioni che possono essere semestrali o annuali, anche lì andate a vedere sui vostri siti, troverete di sicuro la relazione della consigliera di fiducia, perché è un atto pubblico, e quindi arriviamo su un centinaio di casi l'anno, tra pareri e interventi in procedura. Il personale tecnico amministrativo è da sempre stato la punta di diamante dei casi, nel senso che è più informato rispetto all'esistenza della consigliera e ha anche più attitudine ed abitudine a rivolgersi alle consigliere. I casi che portano i docenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti sono casi molto differenti. Per brevità di tempo non posso soffermarmi rispetto a queste differenze, ma è intuitivo pensando che le vostre vite sono diverse, cioè sono articolate in molti organismi e momenti della giornata, ma i compiti e il come vivete l'università è differente. Da qui la differenza nei casi. I vostri, per lo più nella top ten, io inserisco cattivi rapporti con i colleghi. Per cattivi rapporti con i colleghi intendo la telefonata e la richiesta di intervento parte con il mobbing, sono mobbizzato, ma adesso voi in questa sala saprete che 1 su 10 è mobbizzato o 9 su 10 però sono infelici lavorativamente, e che non è una bella notizia, e quindi bisogna comunque farsi carico di questi 9 su 10. Però i cattivi rapporti con i colleghi è una segnalazione frequente. L'altra segnalazione che spesso riguarda voi è di avere una direzione troppo lassa, soprattutto quando deve prendere posizione rispetto a questi casi che ho nominato. Mi è capitato molte volte che alcune situazioni sono diventate gravissime per un mancato intervento della direzione, dei dirigenti, che hanno liquidato troppo velocemente il tutto come beghe da corridoio o litigio tra galletti o controversie tra galline. Dico così perché un po' è così che viene percepito. In alcuni casi proprio è così che viene detto, cioè mi è capitato di avere dei casi in cui dice ma io l'ho segnalato, mi dicono ma io di queste beghe non mi occupo. Il problema è che quello è un mancato intervento e spesso queste beghe riguardano molte volte le distribuzioni dei carichi di lavoro che non sono chiari da parte della direzione, e c'è un preciso obbligo anche rispetto alla normativa anticorruzione in capo ai dirigenti di assegnare in maniera chiara i carichi di lavoro. Mancate risposte, per cui il suggerimento che vi do è anche in assenza di una risposta, perché magari la state aspettando voi dai vostri superiori, comunicate che non avete notizie, comunicate che state attendendo notizie, perché l'omissione di risposte alle mail oppure proprio la non considerazione rispetto ad alcune domande da parte dei dipendenti o collaboratori può far nascere, anzi tolgo il può, sicuramente fa nascere una percezione di discriminazione, che è l'altro concetto che viene impropriamente nominato, perché
si usa di base così. C'è un concorso, prendono uno e non me, io sono discriminata. Ecco, non è così. C'è un avanzamento di carriera, lo fanno a un altro e non a me, sono discriminata. Non è questo il caso, no, è un termine improprio. C'è un eccesso di burocratizzazione che segnalate, con scarse indicazioni da parte della direzione rispetto a come gestire carichi di lavoro eccessivi e importanti. Segnaliamo anche una bella e massiccia dose ancora persistente di sessismo e di quello bello da caserma, così ci capiamo. Mancate risposte, tempi eterni di risposte, domande fatte all'amministrazione, alla direzione generale o alla, come dire, ai vostri superiori o ai colleghi in coordinamento, e tempi eterni di risposte, soprattutto in casi di mobilità interna, richieste di mobilità interna o di trasferimenti o di accessi a modi alternativi di lavoro in casi di per esempio per problemi di conciliazione. Questo viene immediatamente percepito come mobbing o come discriminazione, anche se sappiamo che sono termini impropri, ma l'animus, l'animo della persona che poi invoca questi termini impropri è sostanzialmente un animo di qualcuno che soffre e che non sta bene a lavorare così. E in ultimo anche una iperlavoro, ipercarichi di lavoro. Però segnalo anche un'iperresponsabilizzazione, nel senso, a me è capitato casi di persone che hanno una direzione che a loro parere non fa giuste scelte e si sentono sostanzialmente mobbizzati nel momento in cui, una volta che presentano al direttore o alla direttrice la scelta che secondo loro starebbe più utile, e questo dice no perché, come dire, giustamente svolge il compito direttivo, viene fuori di nuovo il mobbing. Quindi concludo, perché mi sembra di essere arrivata a 49, quindi ho già 4 minuti di più, nel dire, se ci saranno domande poi volentieri parleremo magari di come accedere alla consigliera di fiducia, magari mi prendo ancora 5 minuti dopo, giusto per darvi delle indicazioni. E è importantissimo conoscere questi strumenti, perché in effetti sono utili, possono davvero modificare gli ambienti di lavoro. Non tutti i casi possono essere risolti e sono risolti, però vedo che di questi, diciamo, 100 segnalati, la gran parte riusciamo a risolverla con soddisfazione poi di tutti, perché si evitano contenziosi e soprattutto si cerca di rendere, come dire, di dare una risposta a quell'infelicità lavorativa di cui parlavo prima. Grazie, e riprenderò se serve. Grazie. Allora, molte grazie per la relazione, veramente ricca di anche notizie interessanti, tanto che appunto mi ero anche un po' distratto rispetto ai tempi, sì. Anche io. E non rubo tempo, però mi colpiva questo aspetto che l'humus dentro cui comunque si generano le segnalazioni al consigliere di fiducia è l'humus appunto dell'infelicità lavorativa in senso più ampio, e anche dell'inefficienza, perché la direzione è troppo lassista, la risposta è troppo lenta, e poi anche, insomma, aspetti che si connettono anche all'efficienza, diciamo, della direzione, poi facilmente generano un ambiente fertile anche probabilmente poi per condotte più gravi o per un aggravarsi di condotte, sì, letture, come dire, o per letture in negativo, si deteriora. Va bene, vediamo se abbiamo ancora qualche minuto alla fine. Intanto invece ora do subito la parola al dottor Montella per il suo intervento e lo ringrazio. Grazie mille, buonasera a tutti. Io sono anche emozionato, perché parlare di legalità è un tema che mi sta a cuore, perché io, come molti tutti voi sapete, faccio il pubblico ministero, quindi, e faccio il pubblico ministero alla Corte dei Conti, che ha una visione forse più ampia da questo punto di vista del fenomeno legalità, perché non si occupa solo del fenomeno criminale, si occupa anche del fenomeno criminale, ma si occupa della
della legalità a tutti i livelli, di quella legalità, di quella mal-administration, no? Di quella, io la chiamo la devianza amministrativa, la devianza rispetto al fine, rispetto all'obiettivo, e l'obiettivo è il soddisfacimento di pubblici interessi per una pubblica amministrazione. E tutte le volte in cui l'azione dell'amministrazione viene mal gestita si ha una devianza dal fine. Nella mia vita professionale mi sono occupato, forse sono dei relatori di oggi l'unico che si è occupato anche del fenomeno poi criminale, dell'illegalità criminale. E guardate, io nell'esaminare il fenomeno, nell'astrarmi e guardarlo dal di fuori, mi rendo conto che noi in Italia abbiamo, tutti noi, un problema con la regola, con le regole, e non mi riferisco alle norme, non penso alla legge, all'articolo, al comma, ma con la regola. Noi abbiamo smarrito come amministrazione, come popolo, spesso, come individui un po' meno, ma anche, per carità, certo. Era una voce della coscienza. Abbiamo smarrito il senso della regola, il valore della regola. Il valore della regola come base di una democrazia, come base di un principio di libertà, come base della nostra libertà. Cicerone diceva servi legum sumus ut liberi esse possum. Tutti siamo sottoposti, lui parlava di legge, alla regola, affinché tutti possiamo essere liberi. E in un sistema democratico chi applica o è chiamato a far applicare le regole non è colui che le pone. E noi a volte ce ne siamo, abbiamo un po' perso, smarrito. Guardate, lo stesso legislatore ha una grandissima responsabilità in questo, Noi, se voi andate su una spiaggia, io faccio spesso questo esempio, e vi leggete l'ordinanza che c'è scritta vicino allo stabilimento, voi vi chiedete che ci andiamo a fare in spiaggia. Non si può fare niente, non si può giocare a palla, non si può giocare a racchettoni, non si può giocare a carte, non si può ascoltare musica. Non si possono fare buche, non puoi stare negli ultimi 9 metri prima della spiaggia, della battigia. Che ce vai a fa' al mare? E questo perché? Perché noi ci siamo riempiti di norme per vietare tutta una serie di comportamenti, perché abbiamo smarrito la regola secondo la quale quando vai in spiaggia cerca di non rompere le scatole o spezzare le caviglie agli altri, tirandogli una pallonata in faccia o una racchettata o insegnando a tuo figlio a ricoprire la buca dopo che l'ha fatta. Allora vietiamo tutto. Ma vietare tutto non è un modo di porta all'iperregolamentazione, porta agli articoli. Oggi ho sentito, quanti erano? 500 commi, ha detto, ma sono pochi. Io ricordo qualche finanziaria di qualche anno fa, articolo 1, 1200 commi, ma ve li ricordate? Ebbene, questo è alla base della devianza, anche questo. Quindi lo stesso legislatore, però ricordiamoci una cosa, che le norme non le fa qualcuno astratto, le facciamo noi. Le facciamo noi, siamo tutti un po' responsabili, tutti quanti. Ma anche, guardate, il fenomeno criminale è degenerato. Io ho cominciato la mia attività professionale a Milano, in quel di Tangentopoli. Il mio primo interrogatorio l'ho fatto a Mario Chiesa, e quasi tutti abbiamo l'età per ricordarci Mario Chiesa, no? Ebbene, Mario Chiesa rivendicava una cosa, e devo dirgli aveva ragione. Rivendicava, nonostante fosse un corrotto seriale e fosse un corrotto reo confesso, comunque di aver amministrato bene il Pio Albergo Trivulzio.
rivendicava il fatto di essere entrato al Pio Albergo Trivulzio come presidente e averlo preso con gli anziani che dormivano nei loro escrementi, essere stato arrestato e che agli anziani venivano cambiate le lenzuola 3 volte a settimana. Ed è vero. È vero. Poi non vi dico quello che costavano quelle lenzuola. Mafia Capitale, di cui sono stato il titolare del fascicolo alla Corte dei Conti, è una degenerazione straordinaria di quel fenomeno. È un fenomeno in cui la devianza criminale e non è una marmellata, si inserisce in una melassa. Quello che, guardate, vi leggo la frase che è straordinaria di Massimo Carminati: esiste un mondo di mezzo in cui tutti si incontrano. Nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia cose che non può fare nessun altro. In cui tutto si confonde, i ruoli si confondono. Il politico approva le delibere con cui si delibera uno stato di emergenza abitativa affinché il funzionario possa, bypassando qualunque norma di evidenza pubblica, attribuire all'imprenditore amico, corruttore e non. Perché la corruzione ormai non è soltanto corruzione per soldi, è corruzione per sesso, è corruzione per fama, è corruzione per... Voi vedete che me lo faccio amico e che un giorno mi torna buono? Per possibilità. Poi mi sono occupato del Mose di Venezia e lì abbiamo il legislatore ha delle responsabilità straordinarie, perché è una vicenda che ti fa capire come la stessa l'apparato non ha capito la gravità di alcune scelte. Noi con legge abbiamo attribuito ad un unico soggetto la realizzazione del Mose di Venezia, una delle più grandi opere dell'umanità, con legge. La Comunità Europea apre una procedura di infrazione alla Commissione Europea per violazione delle regole di evidenza pubblica. E noi abbiamo vinto la procedura di infrazione, dimostrando che è vero che abbiamo violato tutte le regole di evidenza pubblica, ma il Consorzio Venezia Nuova, aperto, conteneva dentro tutte le ditte europee che avrebbero potuto partecipare all'eventuale gara laddove questa si fosse mai fatta. Per cui nella forma l'avevamo violato, nella sostanza no, avevamo creato il consociativismo imprenditoriale a monte, riempito di soldi questo consorzio, pieno di quattrini, asfalta di denaro un territorio, corrompe? A volte sì, a volte ni. Perché a volte ni? Perché è una corruzione preventiva. È una corruzione per oliare il sistema, è una corruzione per non avere ostacoli. E quindi se paga il funzionario di prefettura è un corrotto, se paga il magistrato della Corte dei Conti che è stato coinvolto nella vicenda è certamente un caso di corruzione. Ma se paga la curia che cos'è? 100.000 euro, eh? Se paga l'associazione di quartiere, il comitato di quartiere, l'associazione di volontariato, Italia Nostra, che cos'è? Donazioni? Io lo definisco in un modo, è comprarsi un consenso, ma non è un bel modo di comprarsi un consenso, è un sistema mafioso, è un sistema deviato e noi ne siamo tutti parte, in un modo o nell'altro. Però si sta svegliando qualcosa. Qualcosa ci si sta rendendo conto che lo stesso legislatore schizofrenico ogni tanto ci offre una visione diversa. In parte ci viene anche dall'Europa questa visione diversa. Innanzitutto, e quindi ha introdotto da un po' di anni a questa parte un dibattito anche normativo e una serie di norme di cui queste sono, quelle che abbiamo appena visto, sono l'acme, sono un'espressione. Per contrastare la devianza e non solo la devianza criminale, quella c'è il giudice penale e neanche per il tramite della Corte dei Conti, che è un altro aspetto che va a colpire lo spreco, poi la ricaduta economica di quella devianza.
ha costruito un sistema che devo dire condivido, di pilastri su cui si fonda la, cercare di riportare l'azione a quello che dovrebbe essere, cioè il perseguimento del pubblico interesse. E la prima di tutte è, ed usa un'espressione sbagliata secondo me il legislatore, dice la formazione, io dico l'educazione. E bisogna cominciare a farla dai bambini, dalle scuole, perché noi siamo una generazione perduta da questo punto di vista. L'altro pilastro è una lotta, una prevenzione, una battaglia contro un male che ci affligge, che è il conflitto di interessi. Noi fino al 2012, cioè 6 anni fa, non avevamo una norma nel nostro paese che imponesse al funzionario pubblico di astenersi in presenza di un conflitto di interessi. La norma di riferimento era l'articolo 51 del codice di procedura civile che riguarda il giudice e gli ausiliari del giudice. Non c'era una norma che riguardasse tutti gli altri, applicavamo quella. Ed è però una prospettiva, e sulla base di quella viene introdotta poi una serie di discipline nel testo unico del pubblico impiego, nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti, eccetera, con la quale si impone che laddove hai un interesse tuo, di un tuo familiare, in quello che stai facendo, te devi astenere. Ma guardate che la prospettiva però del codice di procedura civile e poi delle norme introdotte è una prospettiva che guarda all'essere, guarda alla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi. Se c'è questa situazione ti devi astenere. L'Europa ci offre una prospettiva diversa. E guardate che è un po' come quando qui si è parlato poco fa, la collega ha parlato della prospettiva della vittima. È la prospettiva dei terzi. La prospettiva europea del conflitto di interessi non è che tu ti devi astenere quando c'è un conflitto di interessi. Ti devi astenere tutte le volte in cui c'è una situazione che può essere percepita come una situazione di conflitto di interessi. E guardate che è una cosa diversa. Assolutamente diversa. E guardate che introdurre una prospettiva di questo tipo e porsi il problema, ognuno di noi, di ma se io la guardassi da fuori, sarà il caso che forse declino questo incarico, questo ruolo, questa situazione? Cambierebbe moltissimo. Poi, oggi abbiamo sentito l'ANAC poi ci ha offerto anche tutta una serie di casistiche e spinge moltissimo sulla prevenzione del conflitto di interessi, moltissimo, e ci dice tantissime volte come e quando, a volte un po' ingenuamente, perché a volte ci sono situazioni, volte, e quella universitaria è una di quelle, in cui per quanto ti puoi adoperare non è possibile impedire una situazione di conflitto di interessi. Non è possibile. Pensate ai concorsi universitari in ambiti accademici molto ristretti, in cui diciamo che ci si conosce tutti, no? Ci si è recensiti i libri degli altri, si è partecipati ai convegni gli uni degli altri, e in cui a volte, vista da fuori la situazione, beh, oggi poi è su tutti i giornali da giorni, no? Una di queste situazioni che coinvolge il Presidente del Consiglio dei Ministri. E allora qual è l'altro strumento? Dice, ma allora è insanabile la situazione. No, no, c'è un modo. Ed è l'altro pilastro,
su cui si fonda questa lotta alla devianza e della trasparenza. La trasparenza come accessibilità totale. Non quell'accessibilità, e anche qui bisogna guardare al fine, la trasparenza intesa come strumento di controllo sociale, come dovere civico, come, e questo ci coinvolge a tutti noi come cittadini a questo punto, la trasparenza come dovere civico di controllo delle amministrazioni, non un controllo ostacolativo, un controllo volto a verificare che le amministrazioni facciano quello che sono chiamate a fare, per il quale noi le finanziamo, e cioè perseguono pubblici interessi. Quindi non chiedere i 100.000 temi fatti al concorso che serve soltanto a impallare l'amministrazione, ma una trasparenza che parte innanzitutto dalla motivazione. Ed ecco qual è il modo per superare il conflitto di interessi. Perché noi la trasparenza ce l'avevamo già dal 90 con la 241, ma anche la giurisprudenza amministrativa. Ed è la prima trasparenza, sta nello spiegare perché. E spiegarlo in modo chiaro, le scelte che si fanno. Dare conto delle scelte che si fanno. Dare conto in trasparenza che in quella situazione ti trovi forse in una situazione di potenziale conflitto di interessi, inevitabile in quel caso, ma dato che devi andare avanti in una scelta e devi nominare un docente nuovo, lo dici prima e lo espliciti. E naturalmente a quel punto tanto più rigoroso sarà il giudizio. E io, se fossi il professore dall'altra parte che si trova ad essere valutato, forse non vorrei più essere valutato da quello lì, perché rischi di ottenere forse un giudizio a volte paradossalmente discriminatorio, al contrario, perché per essere più rigoroso rischi di essere troppo rigoroso. Ma è l'unico modo. Però ci dobbiamo riappropriare di valori, anche di buon senso. Guardate che il diritto amministrativo non è poi così lontano dal diritto privato di cui il professore è maestro. Nel diritto privato si chiama la diligenza del buon padre di famiglia. Che però, scusa, non ce la faccio, la devo dire. Ma certo. Ma certo. Ti chiedo scusa. Ma certo. Ecco, cioè il 1126 è una cosa che divento matta. Allora io, visto che dobbiamo dire l'esigenza del buon padre di famiglia, che è una roba di un sessista, io dico che considerando le famiglie che vediamo, il legislatore ha abbassato di molto la soglia di diligenza. Scusate, ma è proprio, come dire, da giurista, da donna giurista ne faccio io a usare la diligenza del buon padre di famiglia come metodo alto, intendiamoci. Allora la diligenza io la chiamo, guardate. Quando parlo di diligenza del buon padre di famiglia, qualcun altro sa bene che quando invece si parla, e per esempio mi occupo di contratti pubblici, non faccio mai riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, ma al buon senso della brava massaia. di mia suocera. Vieni via dalla simmetria, perché no, ma per dire che legislatore, che linguaggio dobbiamo usare? È un linguaggio che va naturalmente letto nell'ambito, è un linguaggio del 42, quindi va letto storicamente, va attualizzato. Io parlo della diligenza della persona di buon senso, di questo stiamo parlando, dell'adempimento, quella diligenza che misura l'impegno che metti nell'adempimento di un'obbligazione. Capite? E si sta cercando di recuperarlo con un sistema normativo sovrabbondante, decisamente sovrabbondante, di cui dobbiamo cercare di andare a guardare
il fine ultimo, sganciarci dal singolo adempimento, perché se stiamo legati al singolo adempimento, alla singola pubblicazione, alla singola regola da soddisfare, non ne usciamo più. Arriviamo a quello che è quello a cui stiamo andando, e cioè la paralisi. E non c'è cosa in assoluto peggiore: l'assoluta paralisi amministrativa. Allora dobbiamo recuperare anche coraggio, responsabilità, responsabilizzarci nella... E guardate, non parte dall'alto, non parte dall'alto, deve partire dal basso, perché poi oggi si traducono norme terribili per colpire il furbetto del cartellino, anche borderline sotto il profilo del rispetto dei diritti di difesa, con licenziamenti inaudita altra parte, perché giustissimi sotto certi aspetti, giustissimi, perché si colpisce il crimine. Ma io parlo della lotta a quei comportamenti minuti che tutti i giorni facciamo, il far aspettare. Guarda, io faccio un esempio che è una situazione in cui ci siamo trovati tutti ed è intollerabile. Aspettare che la persona con la quale devi parlare finisca di dettare la ricetta per fare le lasagne all'amica che sta al telefono. E beh, guardate, però la devianza parte da là, Parte da là. Se noi non recuperiamo questi comportamenti, poi non riusciamo a lottare contro gli sprechi, il legislatore poi sta scendendo a volte nel sottile. Guardate che quando io ho parlato del conflitto di interessi, dal conflitto di interessi, da una prevenzione del conflitto di interessi, deriva oggi tutta un apparato normativo che va dalla pantouflage alla sanzione per l'espletamento di incarichi non autorizzati, che nell'ambito universitario acquista dinamiche e aspetti particolarmente complessi, attesa il particolare status e la particolare libertà che connota l'attività del professore universitario. Che nell'ambito della ricerca, della ricerca, ha degli aspetti particolarissimi. I miei fondi è una delle cose che sentiamo sempre più spesso. È una frase che non si può sentire. I miei fondi. Già connota in sé un conflitto di interessi. Mi spiego? E voi pensate a quante ricerche vengono espletate e poi quelle stesse ricerche sono fatte oggetto di incarichi di consulenza a quegli stessi professori. Ed ecco perché il legislatore chiede all'amministrazione di volta in volta di valutare, ma è il caso di autorizzarlo o di non autorizzarlo, di rimettere la scelta a qualcun altro, non a chi si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Noi abbiamo dovuto usare una parola straniera in una legge italiana per definire il denunciante. L'abbiamo chiamato il whistleblower, colui che soffia nel piffero. Perché la traduzione italiana ha un'accezione negativa, delatore. Da noi il delatore è un infame. Abbiamo un problema o non lo abbiamo? E guardate che non lo risolviamo questo problema fino a quando non ne prendiamo coscienza del problema. Tutti, me incluso, che sono tornato quest'estate da un viaggio in Europa e sto per adesso a 4 multe. 3 in Svizzera, 1 in Olanda e aspetto le prossime. Perché ho un senso della regola del limite stradale che è quella nostra.
80, 87, 90, 92, stiamo là, cioè non è che sto andando a 180, no? Là 80 è 80. E io sto a 400 euro per adesso. Capito? Aspetta le prossime rate. Quelle sono le tue multe, non i tuoi fondi, ma le tue multe. Quelle sono le mie multe. Esattamente. Capite? Allora, liberiamoci dall'adempimento, liberiamoci dall'obbligo, dall'incubo della linea guida, dall'incubo dell'adempimento normativo. Liberiamoci da questa paura terribile di incorrere in chissà quali sanzioni se sbaglio. Ne parlavo ieri sera a cena. L'azione amministrativa illegittima, l'atto amministrativo sbagliato, illegittimo, è fisiologico. L'illegittimità è una fisiologia, non una patologia. Il nostro ordinamento da sempre prevede, da un secolo, prevede che l'atto amministrativo illegittimo possa essere rimosso in tempi brevissimi, 60, 30, e solo se qualcuno che ne è interessato qualificato se ne lamenta. E anche quando l'amministrazione ritiene di doverlo rimuovere perché agisce in autotutela, può farlo solo entro limiti temporali brevi e per un interesse pubblico attuale, perché è fisiologico. Il nostro ordinamento privilegia il fare, privilegia la sostanza alla forma. E anzi, i limiti che sono stati introdotti anche all'annullamento dell'atto amministrativo privilegiano la sostanza dell'atto e limitano l'annullabilità degli atti di fronte ad una sostanziale bontà dell'atto, anche se viziato nella forma. Ora, quella di cui abbiamo parlato non è l'illegittimità, è l'illiceità, è la devianza, che è un'altra cosa. Allora, liberiamoci dalla paura della Corte dei Conti, di chissà quale, se ho sbagliato nell'adottare un atto, purché quell'atto sia conforme al fine, allo scopo. Poi affronteremo i ricorsi, perché poi se c'è un vizio procedimentale e qualcuno se ne lamenta, ci sarà un giudice che valuterà. Ma noi dobbiamo guardare allo scopo, con buon senso. Non chiamiamo la diligenza perché sennò diventa sessista. Con buon senso. Principio di ragionevolezza amministrativa. Guardate, e con questo chiudo, io archiviamo tonnellate di procedimenti. Tonnellate, perché chi non sbaglia, solo chi non fa. Quelli che portiamo in giudizio sono casi, a parte quelli dolosi e criminali, sono casi in cui l'hai fatta troppo grossa. C'è quell'imperdonabile negligenza, quella sciatteria, quella trascuratezza. C'è qualche mio collega che dice: guarda Ugo, che secondo me la colpa grave non esiste, perché tutte le volte che tu arrivi a quel livello di sciatteria, comunque l'atto l'hai adottato consapevolmente, sapendo che non stavi facendo o comunque omettendo di fare quello che avresti dovuto fare. Una corretta valutazione, una approfondita valutazione, perché poi nell'ambito della correttezza posso fare una valutazione sbagliata, purché l'abbia fatta su un'istruttoria completa. Se io, un esempio per tutti, firmo derivati, firmo contratti iperbolici di cui non so neanche il contenuto perché non parlo l'inglese e non mi pongo il problema di quello che sto firmando, poi non mi venire a dire che però ma non mi rendevo conto di, capite?
Non so se mi sono spiegato. È un esempio stupido. È uno. Parliamo poi di pregiudizi, di sprechi, di sciatteria che porta a dissipazione di risorse per milioni, milioni, milioni e milioni. Ma anche fossero 1.000 lire in quel caso è grave, perché dà un segnale sbagliato di quello che siamo e ci fa diventare quello che non siamo. Lede, e questa è la cosa peggiore di tutte, la nostra reputazione. Ieri se ne è parlato, stamattina anzi, della reputazione. Si chiama danno all'immagine, è anche economicamente valutabile, c'è tutta una giurisprudenza che oggi, a cui si aggiunge oggi il danno da disservizio, cioè sono tutte forme che poi mutuano in parte anche dalla giurisprudenza civilistica del danno non patrimoniale o del danno patrimoniale economicamente valutabile. Lede la nostra reputazione e noi siamo diventati i nulla facenti, quelli che rubano uno stipendio, il professore universitario che ormai ha perso il proprio la propria dignità di strumento di conoscenza. Beh, dobbiamo recuperare questo, però dobbiamo recuperarlo noi, riscoprendo il valore di quello che facciamo, dell'obiettivo e delle regole che andiamo a rispettare. E anche allora a questo punto l'adempimento formale a volte assume una connotazione diversa. Assume un ma perché devo pubblicare questa roba? Perché risponde ad un principio di trasparenza. Buon lavoro a tutti e grazie. Ringrazio il dottor Montella per la interessante relazione e anche per il rispetto scrupoloso dei tempi, anzi per l'anticipo. Non posso trattenermi dal dire tre cose un po' terra terra a proposito dell'ultimo intervento, perché io dell'incubo dell'adempimento normativo mi libererei volentieri dell'incubo dell'adempimento normativo, però come dire, secondo me ci sono alcuni problemi oggettivi a liberarsi da questo incubo. Volevo dire due cose. Mi colpisce giustamente l'idea, questa idea della cultura del mancato rispetto delle regole. Secondo me l'esempio dell'autorizzazione è proprio calzante, cioè in fondo chiedere un'autorizzazione non è una cosa così complicata, molto spesso non ci viene negata, ma il fatto che non venga chiesta è veramente lì una dimostrazione di una cultura probabilmente sbagliata. Cosa potremmo fare tutti, e questo lo dico soprattutto alla platea, rendere facile tenere comportamenti virtuosi, perché dico, se poi c'è una cultura dell'autorizzazione che è già difficile e tu, prendendo atto del fatto che i docenti sono fatti così comunque, cioè se ci devo mettere 7 minuti a fare una cosa, a prescindere da qualunque cattiva intenzione, non la fanno molto spesso perché sono 7 minuti rubati dalla loro preziosissima ricerca che porterà l'umanità, diciamo, a traguardi sempre più alti, e quindi comunque 7 minuti sono troppi, però secondo me le amministrazioni devono dire, se questo è l'atteggiamento, cerchiamo davvero di rendere più facile possibile fare gli adempimenti, perché un pochino mi sembra che sì, che obiettivamente gli adempimenti ne abbiamo troppi, ecco. Quindi teniamo presente che la nostra cultura dovrebbe andare verso il fatto che rendere più facile rispettare le regole serve, perché le persone a volte non rispettano le regole per pigrizia. E questa è la parte però su cui mi trovo e sono molto d'accordo, e credo che le amministrazioni dovrebbero rendere più facile tenere comportamenti virtuosi, perché questo è importante. Quando è costoso in termini di tempo e di fatica tenere un comportamento virtuoso, moltiplichi le possibilità che le persone non lo facciano. Però resta vero che secondo me ci sono alcuni problemi insolubili, perché quello a cui si accennava all'inizio, cioè su regole troppo rigide, che generano poi una zona grigia che è criminogena, è vero, ma io non so proprio come potremmo fare a sottrarci a questo. Perché, per essere chiari, quando sappiamo tutti che ci sono regole sui concorsi universitari che non sono condivise, perché obiettivamente tutti noi percepiamo che se abbiamo un ricercatore abilitato come professore associato nel nostro dipartimento che insegna da anni e meritoriamente, noi vorremmo promuovere lui, ma non c'è comunque modo di farlo, va bene la trasparenza, ma cosa facciamo? Facciamo un bando che sicuramente sarà illegittimo, impugnato, dicendo
perché ci sono dei requisiti che ci portano, non possiamo farlo, cioè è bello, ma in certi casi è bella come idea la trasparenza, ma quella regola non è condivisa e costringe tutti a fare un qualcosa, un traffico che dico davvero è criminogeno, perché poi in questa zona grigia in cui i contatti informali si moltiplicano si nascondono le cose realmente scorrette. O per fare un esempio più banale, se io per fare una borsa di ricerca di 3.000 euro, una borsa di ricerca di 3 mesi per 3.000 euro, devo costruire tutta, e questo esempio forse è un po' diverso, ma in un certo senso è parallelo, tutto un insieme di cose che per me non ha nessun senso, genera appunto poi la zona grigia, perché tutte le borse di 3.000 euro vengono banditi con concorsi, che sono tutti concorsi soltanto formali, e quindi lì ci sta quello che lo fa in maniera del tutto ragionevole per premiare il collaboratore bravo che sta con lui, e quello che poi invece lo fa per premiare qualcuno che non dovrebbe premiare in altro modo. Quindi secondo me su certi campi secondo me è vero che manca la cultura e che noi dovremmo incentivarla, su altri campi obiettivamente io francamente credo che ci siano delle rigidità che ci costringono tutti appunto a una zona grigia che fa veramente del male al sistema, nel senso che alimenta cose che dentro cui stanno poi facilmente comportamenti davvero sbagliati. Perfettamente d'accordo. Allora, non vorrei essere frainteso. Il fatto di, quando io ho detto non allontaniamoci cioè non viviamo l'incubo dell'adempimento formale, non significa che poi è un invito a violare le regole. Forse dovremmo fare, sto facendo un discorso che va al di là di quello che facciamo noi tutti, dovremmo fare una riflessione forte sulle regole che noi oggi abbiamo e sul modo di porre le regole. Noi poniamo sempre più divieti, sempre più regole, tanto, al punto tale che sono regole che mascherano zone grigie. Sono regole che vengono create a volte per consentire ciò che forse sarebbe più facile consentire in trasparenza. Faccio un esempio. Noi dobbiamo fare oggi qua il concorso per reclutare il ricercatore bravo che lavora qui e dobbiamo forzare le regole del concorso. E poi escono fuori le telefonate, devo dire di cattivo gusto, tra i professori universitari che si sentono prima. Ora io non conosco il caso, non conosco la persona, non conosco la situazione, ma voglio immaginare che quello fosse effettivamente la persona più brava per quel posto. Allora, in un paese anglosassone, l'università o i docenti avrebbero reclutato e l'avrebbero detto: è il più bravo e me ne assumo la responsabilità. Noi non possiamo farlo perché le regole ci impediscono di farlo. E allora ci inventiamo una cosa strana che però diventa un traffico di influenze illecite, perché diventa un reato da noi. Allora forse dobbiamo interrogarci sul modo di porci le regole, meno, più semplici, ma più responsabilizzanti però. Te ne assumi la responsabilità. Quando io parlavo di trasparenza e motivazione della scelta, mi riferivo proprio a questo: dare la possibilità di fare scelte motivate di cui ti assumi però la responsabilità. Guardate che siamo sicuri che lo volete e che lo vogliamo? Perché guardate, è un onere forte, perché significa che poi però se sbagli, e a quel punto se hai sbagliato la scelta ne rispondi. Non so se mi sono spiegato. Qui tu hai assunto un incapace all'università, è il vincitore del concorso, nessuno ne risponde. Mi spiego? Sì, forse funziona. Ho questa sedia che è fortemente discriminatoria perché mi si abbassa mentre... E qui, mi sento tra il Fantozzi, perché ogni tanto devo rimettermi alla vostra altezza, ecco. Perché vi vedo sempre più proiettati verso il mare, però vi ascolto anche dal basso con piacere. È vero questo che dite, e quando uno ha un problema... E quando appunto uno dice avete ragione tutte e due, allora lì che abbiamo un problema, perché avete ragione tutte e due. Per esempio, quello che
partivo dalle considerazioni sul linguaggio, no? È vero cosa dice il dottor Montella? Cioè, da noi delatore ha una accezione negativa, ma anche il nepotismo, che di per sé in realtà, la raccomandazione, se è considerata come la chiamata ad adempiere un incarico di qualcuno di cui mi fido e che conosco, è, come dire, di per sé non avrebbe nulla di illecito, ma se è, come dire, inserito in un contesto dove questo vuol dire escludo forzatamente, illecitamente altri o tutti gli altri, abbiamo un problema. Così come il fatto di dire è vero, non posso essere del tutto diretto, chiaro, trasparente, perché per quei 3.000 euro devo costruire un evento o costruire un percorso, se no io non li posso usare. Quindi la snellezza deve essere per forza di cose poi accompagnata anche a una percezione sociale delle azioni che si vanno a compiere. Noi siamo anche il paese in cui l'esame di abilitazione nazionale degli avvocati ha dovuto essere modificato perché c'erano, come dire, corruttele, non cioè di quelle che lavorano all'interno del sistema, che sono dei cardini dell'apparato giudiziario. Ecco. Però in effetti in università arrivano alcuni casi e segnalazioni riguardanti i concorsi, taluni macroscopici, altri con come dire, più difficoltà di lettura, proprio perché è il contesto che li rende difficili da leggere, no? Guardate, ci sono alcuni casi in cui invece la regola, anzi la norma procedimentale, è sostanza. Io faccio il pubblico ministero, la collega fa l'avvocato, sì. E le regole procedimentali sono sostanza, procedurali sono sostanza. Perché lì se le violo, io violo diritti di difesa. Allora, ci sono casi in cui, ma io non ho nella mia attività la discrezionalità amministrativa che ha la pubblica amministrazione. Noi dobbiamo riscoprire quella, il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. Quella. Noi stiamo smarrendo questo concetto, che poi è alla base del vizio per eccellenza, l'eccesso di potere, la cattiva scelta, no? Dobbiamo riscoprire quell'esercizio, quel corretto esercizio, che se ben fatto è insindacabile. Non c'è giudice che può dire hai sbagliato, purché sia ben fatto. Ed è un... bisogna essere formati ed educati, però. E dobbiamo ricominciare. E anche secondo me, cosa dicevi rispetto al il conflitto di interessi inteso come ciò che viene percepito dai terzi, cioè è già lesione del conflitto di interessi se la prima fila immagina che, la prima fila, la seconda, la terza, cioè più i consociati diventano, cioè la percezione del comune sentire va in quel senso e più si sostanzia una lesione. Ci sono anche casi che possono essere, a me basterebbe ci fosse un'astensione su quelli più macroscopici, no? Oh, intanto, magari. Cioè ecco, già come dire, senza stare a vedere i rivoli, ma quelli macroscopici in cui ci sono atti con codifese e poi appunto cattedre, in atti con codifese, io faccio l'avvocato e so che quando uno ha una codifesa, cioè una persona indica due avvocati a difenderlo, quei due avvocati sempre, necessariamente si parlano, si sentono e si coordinano. È impossibile che non lo facciano, anche solo al telefono, perché magari uno è un domiciliatario, nel senso che, come dire, gestisce, adempie il mandato in un altro foro, però si ecco, anche solo in quei casi macroscopici. Però usciamo dagli altri casi di qua. No, ma qua parlo di un caso di qua. Chiariamo. Okay. Abbiamo una domanda di Nicoletta Parisi, poi se ci sono anche un paio di altre domande o un intervento, non so, li raccogliamo. Prego. Mi
chiedevo se è possibile avviare il dibattito o se in questo consesso. Ecco, ma direi abbiamo fosse... comunque credo un quarto d'ora, 20 minuti, anche se sì, anzi 20 minuti sì. Prego. A me sembra una cosa, sia assistendo ai lavori di stamattina che di oggi, interessantissimi. Soprattutto oggi pomeriggio, veramente complimenti. A me sembra una cosa che stiamo girando intorno ad un problema, che è quello che qualcuno in maniera semplicistica nomina come la necessità di semplificazione. Il gioco di parole è voluto, e cioè ci riempiamo tutti la bocca, compreso noi di ANAC, che stiamo scrivendo un capitolo del PNA sulla semplificazione, di questa parola, pensando che sia la panacea di questo problema delle troppe regole, che in realtà sono regole scritte male, perché se fossero anche tante ma scritte bene non avremmo alcun problema dal mio punto di vista, quando in realtà il problema sottostante è un problema culturale, perché l'ha detto la dottoressa, l'ha detto il dottor Montella, scusi, l'ha detto l'avvocato, l'ha detto il dottor Montella, l'ho detto io stamattina, l'ha detto l'ultimo relatore della mattinata, il problema è puramente culturale, e cioè se noi avessimo nel nostro DNA un modo di sentire per cui il whistleblower non è una spia, non è un delatore, ma è chi nell'interesse della pubblica amministrazione segnala un fatto di illegalità perché è orgoglioso di vivere in un'amministrazione sana e non vuole partecipare ad un'amministrazione non sana, perché questo è il discorso della reputazione propria che deriva anche dall'appartenere ad un'istituzione sana. Se noi avessimo in testa un diverso concetto di whistleblower, noi non avremmo bisogno di tante regole che ci costringono a far fronte al conflitto di interessi apparente e potenziale, come ci chiede il Consiglio d'Europa, perché noi stessi ci chiederemmo automaticamente, ma siamo in conflitto di interessi? Invece io per prima ho dovuto entrare in ANAC uscendo dal mondo universitario per domandarmi sono in conflitto di interessi, perché nessuno mi aveva educato a questo tipo di cose. Allora ancora una volta il problema è culturale, ma in attesa che le giovani generazioni dall'asilo in su imparino un diverso approccio culturale, noi cosa facciamo? Cancelliamo le norme? Cioè alla fine, secondo me, la domanda importante che dobbiamo farci è come avviare il sistema verso un altro modo di pensare, ma intanto come evitare che il sistema affondi sotto il peso della maladministration, della corruzione, del traffico illecito di influenze e cose così. Quindi, per esempio, traffico illecito di influenze, perché funziona poco? Perché non sappiamo cos'è il traffico lecito di influenze, non c'è la legge sul lobbying. E allora facciamo un'altra legge. E allora diciamo, dobbiamo semplificare, ma dobbiamo fare una legge. E siamo in perfetta contraddizione in continuazione. Questo è il dilemma, scusate se uso una parola così pesante, che, nel quale io mi trovo lavorando in ANAC di fronte all'esigenza di semplificare, uso ancora una volta questa parola, ma semplificare nel senso di non spogliare l'ordinamento da presidi. No, insomma, tornando al discorso di ieri del Ponte Morandi, se noi spogliamo di tutto, se noi deroghiamo in toto l'ordinamento nazionale, siamo sicuri che quest'opera poi verrà gestita nella sua costruzione e in tutte le filiere che stanno intorno in maniera lecita? E cioè il movimento Terra, che è infiltrato da Verona a Torino, da Verona in giù, da criminalità organizzata, quali regole facciamo giocare nei confronti di queste cose? Come difendiamo la comunità da questo tipo di infiltrazioni? È un problema grossissimo, io non trovo la ricetta. Grazie. No, ma viviamo tutti io lavoro, faccio il procuratore da 20 anni, lavoro nella massima autorità di controllo, e sono un paladino dei presidi, bisogna intensificare i controlli. Noi abbiamo un problema di controllo in Italia, abbiamo un problema però di controllo, facciamo tantissimi controlli stupidi, ne abbiamo fatti tantissimi stupidi, è stato fatto qualche passo in avanti, ma bisogna, la cultura del controllo è una cultura importante, è un controllo che guardi alla sostanza, che guardi al rispetto delle regole importanti.
importanti che riguardi, che garantisca per esempio che costituisca un presidio, un baluardo all'inquinamento delle gare, che costituisca un presidio alla tutela della concorrenza, che vuol dire una possibilità per tutti, un principio di libertà economica, la concorrenza. Nello stesso tempo una serie di controlli di soggetti, di autorità che non siano noi per tutti. Perché ce l'abbiamo, le amministrazioni ce l'hanno con l'ANAC? Perché l'ANAC, da quello che doveva essere, cioè un'autorità di garanzia, viene percepita oggi come un'autorità che pone ulteriori adempimenti burocratici a quelli che già abbiamo, ai mille che già abbiamo, ed è stata snaturata l'autorità. La percezione dell'autorità, assolutamente, quella che è la percezione, assolutamente. Forse anche in parte il ruolo che avrebbe dovuto avere, ma è una mia opinione personale. L'ANAC ci deve indicare best practices, non dirci quanti, come si fa il singolo provvedimento e darci che poi non va bene per tutti, perché ogni realtà è diversa, perché l'Università della Sapienza che ha 1 miliardo di euro di fatturato è cosa diversa dal comune che ha 300 anime, ma comprano tutti e due la stessa cosa. Allora ci deve indicare un modello, invece di, è stata, ahimè, gli è stato dato un compito che loro devono assolvere, perché la legge va rispettata ed è giusto che lo assolvano. Gli è stato dato il compito di, oltre che dare il modello, anche dire tutti i passaggi singoli di quel che devono costituire quel modello, che diventa una serie di, le amministrazioni la fanno percepire male, ne mortificano il ruolo. Ma così come i controlli preventivi di legittimità, ve li ricordate, fortuna sono stati tolti sugli incarichi a terzi nelle università. In sé il principio poteva pure avere una logica, perché le università sono tra le amministrazioni in cui più spesso si danno incarichi esterni, ma è anche il luogo in cui più di ogni altra realtà ci deve essere una comunicazione dentro fuori, perché è il luogo della cultura e della comunicazione all'esterno della ricerca. Cosa era diventato quel controllo? Un timbro. Nel 99,9% dei casi un rallentamento burocratico. Stupido. Noi dobbiamo imparare a fare presidio in modo intelligente. In modo intelligente, tutti noi, lo dico per primo, la Corte dei Conti ha un ruolo e delle responsabilità gravi, anche gli organi di giustizia li hanno. Non è possibile che la Corte dica una cosa, il TAR ne dice un'altra, la Cassazione ne dice una terza, l'ANAC ne dice una quarta. Dobbiamo trovare una quadra a tutto questo, perché sennò destabilizziamo un paese che è destabilizzato, sì, anche per colpa nostra. Sì, anche perché viene meno quello che secondo me potrebbe essere un faro, che è la vincolatività della norma, mentre noi tutti italiani nasciamo, diciamo, senza questa percezione di vincolatività della norma, cioè c'è la norma, però, cioè dentro di noi chiunque pensa a quello, c'è la norma, però. Però vuol dire, però non è detto che poi sia così davvero, però è davvero così, però vabbè, tanto magari prima che se ne accorgano, eccetera eccetera. Certo che se uno vuole seguire, cioè io vedo, come dire, ascoltando le storie qua, sia vostre che dei docenti, c'è una richiesta di adempimenti burocratici spaventosi, spaventosi, che allontana le persone dagli obiettivi da raggiungere, cioè per i docenti la ricerca e l'insegnamento, e per tutti voi il buon servizio della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini e delle cittadine. C'è una burocratizzazione spaventosa, e quindi secondo me il cosa fare
ovviamente non lo so, non ho una ricetta, però già il fatto di conoscere gli strumenti ciascuno, di conoscere gli strumenti che sono adoperabili all'interno della propria istituzione e di in qualche modo costruire dei canali di gestione dei singoli casi per casistiche, può essere d'aiuto, cioè io lo vedo perché in molti casi abbiamo individuato faticosamente dei canali partendo da situazioni di criticità che poi adesso sono prassi, e parte sempre però dal dubbio, cioè dal soggetto che prima di fare qualcosa chiede come può essere affrontato al meglio, quali opzioni ho, cosa mi è chiesto, cosa sono in dovere di fare, cosa no, a chi posso chiederlo, devo scriverlo, non scriverlo, cioè farsi una serie di domande, cioè moltiplicare, secondo me, più delle leggi, moltiplicare i dubbi e intervenire nel cercare le persone con cui poterli in qualche modo definire. A me sembra un granello di sabbia, di indicatore possibile, almeno è quello che cerchiamo di mettere in pratica qua. Sì. Non voglio monopolizzare perché ci saranno senz'altro altre persone, quindi cederei volentieri la parola e passo in fondo. No, fa la valletta. No, è sì. Che ho tantissime cose che vorrei dire, ma non voglio allora, essere io. Ci sono altri interventi, forse li abbiamo intimiditi in questo modo, ma allora prego. Grazie mille. Noi abbiamo ricevuto un parto da un episodio singolo perché secondo me così ci si rende conto meglio. Abbiamo ricevuto da una stazione appaltante una richiesta di parere. Se la busta con l'offerta doveva essere aperta, iniziare da sinistra o iniziare da destra. Allora, voi vi rendete conto che a noi arrivano 12.000 richieste di pareri all'anno, la maggioranza dei quali ha questa importanza sostanziale, tremenda, da che parte inizio ad aprire la busta? Allora, voglio dire, la richiesta che ci viene dalla pubblica amministrazione, non da questa università, il cui codice di comportamento io ho preso a modello nel trattare un caso di whistleblowing che guardava un'altra università e quindi lo conosco benissimo e l'ho apprezzato moltissimo. Un'altra università che invece aveva un codice di comportamento assolutamente formale, formalistico. Allora, il problema dal mio punto di vista, che ancora una volta è un problema che si mangia la coda, è questo: la pubblica amministrazione non desidera esercitare discrezionalità. Non sono le istituzioni che impediscono alla pubblica amministrazione di esercitare. E perché non desidera? Perché esercitare discrezionalità vuol dire fare una scelta. Fare una scelta vuol dire avere competenza. La nostra pubblica amministrazione è stata scientemente o inscientemente, io non lo so, io non sono un cultore del diritto amministrativo e di scienze della pubblica amministrazione, però la sto studiando perché ci lavoro da 4 anni, è stata scientemente svuotata di competenze da una serie di riforme, tra l'altro quella, secondo me, assolutamente scriteriata della esternalizzazione dei servizi. Allora come si può pretendere che una pubblica amministrazione che è impoverita di competenze numericamente e qualitativamente, perché il blocco del turnover è anche per noi ANAC, noi ce ne accorgiamo, noi abbiamo le persone che vanno legittimamente in pensione ma non abbiamo il vivaio dei giovani che salgono, come si può pretendere che eserciti discrezionalità? Il legislatore ha deciso 15 linee guida vincolanti. Non sono tantissime, non sono poche, ma quindi, ma le altre linee guida, quelle non vincolanti, che sono molto di più in materia di trasparenza, di anticorruzione e anche di contratti pubblici, il problema è che le amministrazioni non le vogliono gestire. Ci chiedono su quelle linee guida, diteci la regola precisa. Quindi siamo un po' schizofrenici in questo ordinamento. Assolutamente. Sì, non vogliamo più la regolazione vincolante, però di fronte alla regolazione nudging, come si dice, sempre da da un comportamento animale, degli elefanti, la pubblica amministrazione si ritira indietro. Quindi è un problema ancora una volta culturale.
bisogna far crescere le competenze. Assolutamente. Lei, allora, io lo sto vivendo nel mio lavoro quotidiano. Fino a ieri, fino ad oggi, mi sono occupato di appalti. Di appalti fatti male che hanno procurato danni. Inizio ad occuparmi degli appalti non fatti, cioè dei danni conseguenti ai mancati appalti. Guardate, c'è qualcosa che... cioè, è ancora peggio, è ancora peggio, è forse ancora peggio. Perché l'amministrazione non vuole adottare scelte. Era per questo che il mio invito è a riappropriarci di questo ruolo, di non far diventare l'ANAC, la Corte dei Conti, il luogo a cui mandare le cose prima per coprirsi le spalle, per acquisire prima il bollino. Imparare a fare il nostro mestiere, esercitarlo il nostro ruolo, il vostro, intendo come amministrazione, esercitarlo. Dall'altro lato abbiamo il legislatore che invece di fronte a questa resistenza quindi che fa? Inserisce nuove... però forse va fermata questa logica, bisogna ridare alle amministrazioni il ruolo che è loro. E poi ci sono i presidi e gli organi di controllo e di regolazione. Perché l'amministrazione pubblica si riappropri delle proprie competenze sono nella legge Severino, perché la legge Severino è un esercizio di responsabilizzazione dei singoli enti. Non dice ti calo dall'alto un ordine sotto forma di norma, ma ti dice ciascuna pubblica amministrazione deve imparare ad amministrare se stessa anche a fronte del rischio corruzione. La risposta che le pubbliche amministrazioni hanno dato comincia oggi a essere percepita, minimamente accettabile. Quando noi siamo arrivati nel 2014, che eravamo reduci dall'applicazione del primo piano nazionale, quindi con la prima generazione dei piani triennali, come dice la nostra relazione al Parlamento, il panorama era devastante. Noi abbiamo trovato pezzi del piano nazionale anticorruzione copiati, calati dentro con il verbo al futuro, perché hanno cambiato il verbo. Oppure, cosa veramente divertente, due comuni con un piano triennale identico a un terzo, cronologicamente pubblicato prima, quindi quello era la madre di tutte le madri, in cui si erano dimenticati di cambiare il nome del responsabile della corruzione e il nome nell'intestazione del comune. Quindi una opera di riproduzione, di copiatura fantastica, a fronte della quale noi abbiamo adottato un atteggiamento, finisco subito, scusami, di tipo sostanzialista: i compiti copiati sono compiti non fatti. La legge Severino dice che di fronte all'assenza di piano triennale ANAC può sanzionare. Noi non abbiamo scelto la seconda posizione, il piano c'è ma è brutto, abbiamo scelto la prima, il piano non c'è perché è stato copiato, abbiamo sanzionato. Questo però è uno specchio un pochettino triste della nostra pubblica amministrazione, ed è su questa che noi dovremmo cercare di investire per il futuro, sulla presa di coscienza delle proprie responsabilità. Scusate se ho abusato, sono ripresa alle 30, i minuti. 30 devo chiudere per mandato, c'è ancora una mano alzata, quindi prendiamo questo intervento domanda, poi se tu volevi ancora fare un intervento e poi... Al dottor Montella, innanzitutto con grande affetto e simpatia consiglio di guardare il parterre prima di dire buon padre di famiglia, perché insomma siamo un po' tutte donne, questo così giusto a chiosa per la consigliera ad adiuvantum, ma era così una battuta. Sto sentendo della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione è articolata in tante sue enti territoriali, non territoriali, ASL e quant'altro, dove in effetti c'è una parcellizzazione e una confusione forse nell'applicazione di diverse norme. Io posso parlare per l'università, ne faccio parte e mi definisco una romantica, perché lavorando tante ore, anche oltre quelle che forse sono previste dai sindacati, continuo a farlo scientemente, sono in grado di intendere di volere, sottopagata, perché se andiamo a vedere forse non sono pagata per quello che... ma non è una vertenza, è perché credo nella formazione e nella ricerca pubblica e voglio che resti tale, e ogni mio atto è fatto in funzione di questo obiettivo.
Per cui quando si dice ma la pubblica amministrazione in effetti è incompetente, io non mi sento di dirlo, lo dicevo stamattina con alcuni colleghi che ormai dopo 30 anni circa di lavoro ho visto sempre una maggiore competenza da parte dei collaboratori, una volontà di apprendere, di lavorare in modo appassionato quasi, nonostante prendessero 1.100 euro al mese persone laureate in gambissima, sono lì a chiedermi, lo sai, va bene, cosa dobbiamo fare? E lo fanno con estrema onestà. Cioè io mi sento di spezzare questa lancia nei confronti delle università, ne faccio parte, sono Sapienza e mi sento orgogliosa. Il problema forse è un altro, il problema è decisionale, è politico, perché se l'ANAC da ente di controllo oggi è quella che mi deve rilasciare, quello che mi dovrebbe rilasciare invece il MEPA o la CONSIP, perché sono loro che hanno avuto appaltato dal MEF tutti quanti le gare d'appalto, mi devono dare loro le certificazioni, io non devo impazzire a cercare cosa, come, casellari giudiziari e quant'altro. Io non riesco ad essere efficace ed efficiente e competente se devo continuare a cercare queste cose. Io voglio che i miei collaboratori si applichino a capire come si gestisce un progetto europeo, come si può essere, perché per me la progettualità universitaria è progettualità condivisa, non mi sento amministrativo docente, non la sento questa dualità. Certo, c'è il docente che dice mi dà 5.000 euro e ci faccio quello che voglio, lo guardi in faccia un attimo smarrito, ci fai una risata in faccia, c'è stato un piacere, si può accomodare, ma al di là di questo ci sono tanti docenti che fanno ricerca e la fanno bene, io mi sento tutelata da questa ricerca libera e voglio che continui questa ricerca libera, però voglio esserne di supporto valido e per fare questo non devo stare lì a pubblicare 10.000 volte che quella persona ha preso 500 euro per fare un lavoro da 2.000. Sono stufa di queste cose. Dobbiamo la digitalizzazione, perfetto, voi che siete a capo dell'organo politico che ci potete aiutare in questo, dite, una volta che è stato dato in trasparenza qualcosa, è stato detto che l'abbiamo pagato, ma dopo perché io lo devo comunicare all'ente di appartenenza e non c'è un sistema unico di condivisione? Perché devo andare a mettere su per l'anagrafe delle prestazioni? Non è possibile, è un lavoro immane per noi che gestiamo master, che fanno formazione superiore vera, non finta, io sto parlando di cose serie, corsi di formazione, qualche incarico esterno esce, ma nella economia generale di quello che facciamo abbiamo 10.000 adempimenti. Io voglio che i miei collaboratori siano sempre più qualificati per poter essere di supporto a quel progetto che è l'università pubblica. Vorrei questo, è il mio sogno, aiutateci a realizzarlo facendo una vera digitalizzazione e mettendo in posti precisi le certificazioni senza che impazziamo a chiedere e a dire le stesse cose, perché non è trasparente dire 10.000 volte la stessa cosa. Vi ringrazio. Grazie. Ultimi due minuti a Elena Bigotti e poi chiudiamo. Ecco, sì, solo in chiosa. Ovviamente i codici di condotta, io ho parlato dell'università perché siamo in questo contesto, ma anche rispetto agli altri enti, i comuni, le regioni, le ASL, quindi vi invito nel caso, come dire, in qualche modo siate interessati, contattati, attraversati da situazioni di cui abbiamo parlato oggi, quindi quelle dell'articolo 3, ma anche i conflitti di interesse, i profili dell'anticorruzione, nepotismi, gestioni delle opere intellettuali, e regalie, utilità. Nel dubbio andate a cercare i vostri codici nei siti, nei vostri enti rispettivi, le indicazioni sui codici di condotta, i codici etici o i piani anticorruzione e contattate i responsabili che sono indicati. Chiudo su questo proprio, il contatto nei confronti di queste persone, ve lo dico da consigliera di fiducia, spesso ci sono delle autocensure perché, come dire, si immagina che per arrivare ad avere un colloquio si debba avere già un pacchetto probatorio che inizia, finisce ed è, come dire,
completo. E molte volte si dice, ma io non posso provare di essere stato vittima di o essere stato in qualche modo interessato da una di queste condotte. Ecco, non vi fate di questi problemi, non c'è bisogno che giriate per i vostri enti con occhiali che scattano fotografie con la microcamera nelle lenti delle foto delle occhiali, o che abbiate una precostituzione di prove degne di un tribunale. Contattate le persone di riferimento che saprà guidarvi rispetto alla fondatezza o meno della segnalazione, o comunque accogliere il vostro caso. In ultimo, una ricaduta in positivo rispetto a quanto dicevamo prima, cioè sulla creazione di relazioni, di percorsi virtuosi e anche di condivisione di momenti formativi. A Parma, come consigliere di fiducia a Parma, un incarico che terminerà adesso a ottobre, abbiamo intrapreso un percorso di formazione su e di, come dire, confronto con i docenti, perché ci siamo accorti che era la categoria che meno conosceva questi servizi e queste figure di riferimento. Prima avevamo uno o due contatti l'anno di docenti per segnalazioni. A seguito degli incontri di formazione che sono stati fatti ogni 3-4 mesi, sia in plenaria che poi nei singoli consigli di dipartimento, abbiamo contattato e avuto la partecipazione del 68% dei docenti, e le richieste di intervento sono passate da 1-2 l'anno a 5-6 al mese. Per cui in qualche modo, no, non voglio dire che tutti, che si sono scoperte sacche di corruzione, ma che è nato il dubbio e quindi è nata la possibilità di avere un colloquio, un riferimento e anche individuazione di percorsi di soluzione di problemi, che a me al momento sembra la miglior via d'uscita. Formazione e condivisione di strumenti e di relazioni virtuose che ci sono. Grazie. Allora, chiudiamo con una puntualità, diciamo, quasi prussiana. A me resta. A me resta di fare ancora i complimenti agli organizzatori del convegno, che mi sembra riuscitissimo e davvero molto interessante, ringraziare i nostri relatori e tutti voi, e augurarvi buona visita al Museo Egizio per chi è coinvolto. Grazie.